Oggi con il professor Guido Franzinetti, che insegna storia dei territori europei all'Università del Piemonte Orientale, daremo conto del dibattito che si è sviluppato negli ultimi 30 anni sostanzialmente attorno al fenomeno del comunismo, comunismo sovietico, socialismo reale, che dir si voglia. Ecco, buongiorno Guido. La prima domanda che mi viene da porti è: vogliamo definire il fenomeno comunismo, cioè che cosa è stato il comunismo, intendendo quel fenomeno che comincia nel 1917 con la rivoluzione d'ottobre in Russia, passa attraverso il crollo del muro di Berlino nel 1989 e si conclude, diciamo, nel 1991 con la dissoluzione dell'impero sovietico, dell'Unione Sovietica sostanzialmente. Ecco, beh, innanzitutto il comunismo si basa su un impianto ideologico che proviene dal marxismo. Il marxismo è fondamentalmente una teoria dello sviluppo storico. In secondo luogo, il comunismo è poi diventato l'ideologia di un movimento rivoluzionario che ha preso il potere nel 1917 nell'impero zarista, creando poi l'Unione Sovietica e in seguito in altri paesi nel mondo. Infine, il comunismo è diventato oggi una specie di residuo dell'educazione sentimentale di alcune generazioni di militanti e di intellettuali in Europa occidentale, ma questo ormai è un fenomeno del passato. Ecco, ci sono stati alcuni libri e alcuni storici, prima di iniziare il mio video ne ho inquadrati tre, come Eric Hobsbawm, Ernest Nolte e François Furet, che in maniera diversa si sono occupati della storia del Novecento e hanno avuto a che fare con polemiche relative al comunismo. Direi che forse tra questi tre la tesi più scottante, anche se ormai un po' datata, però che ha scatenato molte polemiche, è quella di Nolte, che sostanzialmente nel suo saggio dal titolo Nazionalsocialismo e Bolscevismo compiva una sorta non di equiparazione tra i due fenomeni, ma sostanzialmente diceva che insomma, il Gulag era venuto prima di Auschwitz e che quindi in qualche modo l'incattivirsi del Terzo Reich sia stato determinato dal timore del bolscevismo e abbia addirittura tratto ispirazione dal bolscevismo, cioè quindi il bolscevismo è stato più aggressivo prima del nazismo. Però questo ovviamente ha scatenato delle polemiche anche sulla natura del comunismo. Vogliamo Sì, dire qualcosa su questo? innanzitutto Nolte tocca effettivamente un problema storico, il fatto che il sistema nazista e il sistema stalinista hanno avuto un'interazione, ce l'hanno avuta per motivi puramente geopolitici, erano di fatto potenze confinanti, e anche cronologici, vale a dire che l'instaurazione dello stalinismo e l'instaurazione del nazismo sono molto vicini da un punto di vista cronologico. Quindi c'è un aspetto che è reale. Detto ciò, la risposta di Nolte non è, a mio avviso, convincente. Una risposta adeguata a questo problema l'ha data Timothy Snyder in un libro che si chiama Terre di Sangue, che è uno studioso che effettivamente ha documentato il modo in cui lo stalinismo dei primi anni 30 e il nazismo hanno interagito. Questo però, come dire, non spiega la dinamica e lo svolgimento e lo svilupparsi del comunismo. Questo è un aspetto specifico dello sviluppo sia del comunismo sia del nazismo. Sì, ecco, tornando invece a quello che dicevamo prima, che cosa c'è del marxismo che è passato o che ha ispirato, diciamo, questi regimi? Parlavi di una teoria dello sviluppo storico e poi che altro? In realtà meno, molto meno di quanto non si pensi, perché il marxismo per l'appunto era una teoria dello sviluppo storico e il marxismo assumeva che il sistema socialista, poi eventualmente il comunismo, si sarebbe sviluppato nei paesi più avanzati da un punto di vista capitalistico. Ora, da quel punto di vista lì, la Russia zarista era l'ultimo paese in cui avrebbe dovuto esserci una rivoluzione socialista. Quindi, da quel lato lì, il marxismo spiega abbastanza poco dello sviluppo del comunismo.
poi c'è l'innesto, diciamo, di un revisionismo, quello di Lenin, che sostanzialmente accelera i tempi, no? Certo, ma un'ideologia rivoluzionaria, no? Esatto, grazie, ma come ha osservato lo stesso Hobsbawm, fino alla prima guerra mondiale il marxismo non era visto principalmente come teoria della rivoluzione, sì, era visto come una teoria dell'evoluzione. Sì. Con il 17, fondamentalmente c'è la presa di potere, c'è un colpo di Stato nella Russia zarista che per una serie di circostanze storiche riesce a consolidarsi, e per cui il socialismo, il comunismo, che prende il nome di sovietico, si consolida in un'area assolutamente non prevista dalla teoria marxista. Sì, e praticamente fonda quello che viene poi definito da Brezhnev il socialismo reale, no? Proprio per scagliarsi contro le anime belle che postulavano un socialismo, un marxismo non coinvolto con queste vicende. Tornando invece, appunto, visto che di storia ci occupiamo, alla costruzione di questo sistema comunista, quali sono i passaggi essenziali di questo sistema, della sua costruzione, anche le caratteristiche, se dovessimo riassumerle? Allora, innanzitutto, le caratteristiche fondamentali dal punto di vista politico sono fissate immediatamente dopo la presa del potere del 17, vale a dire il sistema di partito unico, l'eliminazione di tutti gli oppositori politici, la polizia politica, i campi di detenzione, le esecuzioni sommarie. Ma nel corso degli anni 20 il sistema sovietico non prende ancora una direzione chiarissima, è solo alla fine degli anni 20 che il sistema sovietico segue la strada della collettivizzazione delle campagne in funzione dell'industrializzazione accelerata. In questo contesto il sistema sovietico, in quel momento diretto da Stalin, attua la collettivizzazione delle campagne con la deportazione e l'esecuzione di milioni di contadini e non. Timothy Snyder grosso modo formula una stima di 5 milioni di morti, o per esecuzioni o per morti per carestia provocata artificialmente. Il grande terrore sostanzialmente. Il grande terrore è quello che in genere si definisce il periodo del 37-38, quando il sistema sovietico si scaglia addirittura contro se stesso e attua una epurazione non solo di oppositori politici, di contadini, di minoranze nazionali, ma anche degli stessi comunisti sospettati di essere nemici del sistema. E questo, di nuovo, Snyder formula una stima di 700.000 morti. Sì, c'è la liquidazione di Trotsky in questi anni, che era poi diventato un nemico di Stalin, ex capo, certo, della Terra Rossa, tra gli episodi più famosi. Ecco. Sì, ma comunque sia, in un certo senso, chiunque poteva diventare un nemico di Stalin, perché ai suoi occhi effettivamente lui era circondato da nemici, e quindi il modo migliore era quello dell'azione preventiva di liquidarli prima. Ecco, però questo fenomeno non può essere liquidato come un fenomeno di massacri storici. Ha avuto una durata lunghissima e ha segnato le biografie di molte persone. È stato un fenomeno importante. Molte vite, come dire, si sono sacrificate in nome di questi ideali. E quindi, appunto, è stato importante sostanzialmente nella storia del Novecento. Vogliamo sintetizzare i motivi che lo hanno reso un movimento fondamentale nella storia del Novecento? Teniamo conto che innanzitutto il modello sovietico fino alla Seconda Guerra Mondiale rimane confinato nell'Unione Sovietica, appunto, non ha un'espansione territoriale al di là. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e con la sconfitta del nazismo tedesco ad opera non esclusiva ma in gran parte dell'esercito sovietico, almeno in Europa, la credibilità del modello sovietico cresce enormemente, innanzitutto perché il sistema di potere sovietico si estende a metà dell'Europa, metà della Germania viene occupata dai sovietici e metà dell'Europa viene costretta ad adottare un modello politico-economico di tipo sovietico, quindi con
non solo partito unico, ma anche la nazionalizzazione dell'economia, la collettivizzazione delle campagne e via dicendo. Fermo restando alcune differenze locali. Il secondo aspetto è il fatto che l'Unione Sovietica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, continua a progredire sia sul piano militare sia sul piano scientifico-tecnologico, al punto che nel 1957 è l'Unione Sovietica a lanciare il primo satellite attorno al mondo. E a questo punto l'Unione Sovietica diventa simultaneamente un modello di sviluppo anche sociale e economico per molte parti del mondo e dall'altro lato anche una potente minaccia militare nei confronti dell'Occidente e in primo luogo degli Stati Uniti. Quindi per capire il peso che ha avuto il comunismo nella storia europea e mondiale bisogna partire da questi due dati: la potenza economica e tecnica del blocco sovietico e la sua potenza militare e la sua possibilità di essere preso come modello, certo, da altri paesi. La mitologia dello sviluppo dei viaggi spaziali, i cosmonauti, lo Sputnik, Yuri Gagarin, eccetera, eccetera. E poi c'è un altro fenomeno a cui forse vorrei fare riferimento, che è quello dell'effetto e del comunismo nei paesi occidentali, cioè i paesi come la Francia, l'Italia, che hanno avuto importanti partiti comunisti, anche molto con un notevole consenso elettorale, in qualche modo possiamo considerarli, anche se in maniera periferica, facevano parte di questo fenomeno, di questa mitologia anche certo, positiva sovietica. Però due punti vanno tenuti presenti. Primo è il fatto che sia in Francia che in Italia né i comunisti francesi né quelli italiani giungono mai al potere. Quindi è tutto un comunismo mitico che viene sperimentato esclusivamente sul piano delle aspirazioni. Secondo, al di là delle intenzioni di quelli che aderivano al comunismo in Francia e in Italia, la forza di questo mito era molto legata alla potenza sovietica. Non appena la potenza sovietica cominciò a inclinarsi, cominciò ad andare in crisi, anche i comunismi italiani e francesi andarono in crisi. Negli anni 70 sostanzialmente. 70-80, sì. Ecco, appunto, se ci pensiamo sono paralleli. E con le nuove invasioni, diciamo. Però tu mi parlavi del 61 come una data cardine che solitamente viene ricordata come nell'agosto del 61 viene costruito il muro di Berlino, ma ci sono altri avvenimenti importanti, non nel 1961. Esatto, nel 1961 si consuma la rottura tra il comunismo cinese e il comunismo sovietico. Questa rottura è fondamentale non solo perché la Cina rappresentava già una fetta molto grossa del mondo comunista dell'epoca, della popolazione mondiale e via dicendo. La Cina di Mao. L'aspetto fondamentale è che il comunismo, comunque inteso, nelle sue diverse versioni, eresie e via dicendo, era e rimase una ideologia universalistica. Quindi il comunismo poteva esistere solo se concepito come entità mondiale. Non poteva ammettere una divisione al suo interno. Nel 1948 c'era stata la secessione della Jugoslavia, ma la Jugoslavia non rappresentava un grande pericolo per l'Unione Sovietica. Nel 61 la rottura da parte della Cina invece rappresenta un pericolo molto più grande e spezza quella unità perlomeno teorica, ma non solo teorica, del mondo comunista, della comunità socialista, chiamiamola come vogliamo, da cui il comunismo non si riprende mai. L'idea di vie nazionali e socialismo, che fu diffusa anche in Italia, certo, e altrove, sono sempre state assolutamente incompatibili con qualsiasi versione del comunismo. Non sono teoricamente ammissibili. Ecco, invece tornando alla questione del totalitarismo, che è un po' il tema, mi vengono in mente alcuni testi, non so, il testo di Hannah Arendt è stato anche un po' osteggiato forse nella sua traduzione italiana perché sembrava suggerire quasi questa equiparazione, le origini del totalitarismo. Tra l'altro anche Renzo De Felice si è ispirato, ha dichiarato in un'intervista di essersi ispirato al testo della Arendt per realizzare i suoi studi sul fascismo. Allora, la domanda è stato un fenomeno totalitario questo comunismo novecentesco? Allora, ci sono due ordini di problemi. Uno, concettuale, mi si perdoni,
il totalitarismo è una categoria da scienza politica, sì, inventata nel corso degli anni 20 e 30 da oppositori del fascismo e poi diffusasi per cercare di trovare un'etichetta adeguata. Ma qualunque modello di totalitarismo, una volta che uno cerca di applicarlo, che si parli del fascismo italiano, che si parli del nazismo, che si parli del comunismo staliniano, non torna mai. Perché la storia, perché le società sono molto più complesse di quanto un modello di totalitarismo anche la possa definizione indicare. Di Stato moderno, diciamo inventata dai suoi, penso a Weber, ha sempre delle eccezioni, esatto, secondo gli storici, insomma. Esatto, quindi accettiamo che totalitarismo è una concettualizzazione tutt'altro che perfetta per descrivere fenomeni abbastanza complessi. L'altro aspetto, e che è ancora più importante, è che se noi paragoniamo il fascismo italiano, il nazismo tedesco, lo stalinismo sovietico, stiamo paragonando entità molto diverse. In questo senso, il fascismo dura un ventennio, poco di più, riesce a diventare veramente, a realizzare il suo totalitarismo nelle aspirazioni solo con la creazione della Repubblica Sociale Italiana. Sì. Il nazismo non dura neanche lo spazio di una generazione. Allora, il nazismo sarà stato devastante quanto si voglia, ma in realtà, come dire, non abbiamo una raffigurazione storica concreta di come il nazismo si sarebbe sviluppato come sistema politico nel lungo periodo. E infine abbiamo il comunismo sovietico che dura tre quarti di secolo, 74 anni. E che ovviamente durando un periodo così lungo conosce fasi molto alterne, molto diverse tra di loro. E infine il fascismo italiano, il nazismo, crollano per una sconfitta militare in seguito alla guerra più devastante del XX secolo, la Seconda Guerra Mondiale, 50 milioni di morti almeno, mentre il comunismo sovietico e i sistemi comunisti est europei crollano nel 1989-91 sostanzialmente pacificamente senza colpo ferire. Allora abbiamo quindi salvo tre... il caso romeno forse, sì, ma anche quello insomma è discutibile, ma in ogni caso il problema è come possiamo dare un giudizio secondo criteri omogenei a tre entità con dei percorsi così diversi, e la risposta è che non possiamo. Questo non vuol dire che fascismo, nazismo e stalinismo non abbiano avuto molti elementi in comune, certo. Questo era evidente anche ai contemporanei, ma da lì a poter concettualizzare questo in una comoda etichetta di totalitarismo facciamo più confusione che chiarimento. Beh, diciamo che forse fa parte di quello che viene chiamato l'uso pubblico della storia, a volte serve per polemiche politiche interne, anche nei dibattiti politici ogni tanto spuntano questi concetti che vengono utilizzati un po' così. Certo, però il problema di questa confusione concettuale è che davvero ci permette poco di capire quello che poi è avvenuto nei sistemi comunisti nel corso del XX secolo. Quindi non è una questione solo di pignoleria terminologica, ma è una questione di capirlo. E c'è una logica in questo. Il comunismo rimase sempre legato a una teoria dello sviluppo. E quindi il criterio del comunismo non era quello quanti territori riusciamo a conquistare, ma noi riusciamo a garantire il più alto livello di benessere, certo, sociale ed, certo, economico. Quando i comunisti, le classi dirigenti comuniste capirono e videro il loro fallimento, fu quello il momento in cui sostanzialmente decisero di abdicare. Ecco, l'ultimo caso interessante che riguarda anche la contemporaneità è il caso del comunismo cinese. Formalmente la Repubblica Popolare Cinese si autodefinisce ancora un regime socialista, comunista, diremmo noi, ma è realmente così? Che cosa possiamo dire sulla Cina contemporanea? Anche il caso cinese è una dimostrazione di quanto sia difficile, se non impossibile, fare paragoni tra entità con scansioni cronologiche così diverse. Il comunismo cinese giunge al potere solo nel 1949, quindi quando il sistema sovietico era già consolidato, aveva passato gli anni della collettivizzazione, del terrore e via dicendo. Il comunismo cinese oltretutto è tuttora esistente, ha
attraversato fasi molto diverse del suo sviluppo politico, economico e sociale. Dopo il comunismo radicale di Mao è stata avviata una riforma nell'area dell'agricoltura, poi la creazione di una specie di socialismo di mercato, poco importa se sia socialismo ancora, l'etichetta è quella, e poi è diventata e sta diventando adesso la massima potenza economica mondiale. Quindi il giudizio di tutti, dei cinesi e dei non cinesi, è inevitabilmente colorato dal fatto che stiamo guardando e stiamo giudicando quella che è diventata una delle prime, la prima potenza economica mondiale. E quindi il giudizio sulla natura totalitaria del comunismo cinese viene molto più sfumato, è un argomento trattato molto meno. Libri che parlano in modo critico del maoismo sono toccati con grande cautela da parte degli specialisti. Questo è il problema col cercare di mettere questi sistemi in categorie così rigide come quelle del totalitarismo. Va bene, grazie.